funziona, come funziona il mondo per l'uomo. Dall'altra parte, ripeto, medicina democratica trova uno spazio all'interno di questo e credo che ci sia una convergenza. L'università ci ha insegnato Maccacaro, il quale ha sempre rivendicato di essere uno scienziato e un docente universitario, deve fondarsi sull'etica, non sempre questo succede nella realtà, lo sappiamo bene in qualche università che è presente. Sulla ricerca e sulla pratica, questi dovrebbero essere i fondamenti e comunque questo, diciamo così, è lo statuto che risale a 930 anni fa, quindi è reale la cosa. Dopodiché, l'università ha un ruolo che è quello di occuparsi di formazione e quindi deve trasferire delle conoscenze, produrre delle conoscenze attraverso la ricerca e dall'altra parte deve formare delle professionalità. Questo è il compito dell'università. Quindi è un compito che è abbastanza importante per quanto riguarda non solo la formazione e l'interesse dell'uomo, ma converge con un discorso che riguarda anche noi di medicina democratica e quindi vedo la presenza all'università del congresso ancora una volta non come, ripeto, un'evenienza particolare ma come un risultato di una convergenza di interessi. Dall'altra parte però la storia di 40 anni in medicina democratica non è che dice è incommensurabile, è troppo poca per l'università, perché in 40 anni dall'impostazione iniziale che ci aveva lasciato un po' nel suo discorso Maccacaro, l'impegno di medicina democratica converge, ripeto, sul discorso dell'università, se la vediamo nell'ottica del fondamento etica, ricerca e formazione professionale. Ovvero il punto è che medicina democratica nasce dicendo che la scienza non deve farsi sull'uomo, quindi non deve avere l'uomo come oggetto di studio, non deve farsi per l'uomo, non deve essere una scelta provvidenziale di beneficio, vabbè, lo facciamo perché siamo buoni, ma deve essere con l'uomo, ovvero deve essere condivisa, una scienza condivisa. Quindi l'università che produce scienza, produce professione, produce ricerca, dovrebbe, se ha un fondamento etico, rispettare questo mandato. E questo è il mandato di medicina democratica. Non sull'uomo, non per l'uomo, ma con l'uomo, ovvero fondato sulla partecipazione. E in particolare fuoco di medicina democratica è la salute, ma al tempo stesso la democrazia. Quindi diciamo che medicina democratica intende completare quella che è la missione, la visione dell'università, volta appunto a produrre ricerca, professionalità e formazione, con un solido riferimento etico. E il solido riferimento etico è partecipazione e promozione della democrazia attraverso la partecipazione. Quindi quello che noi ci proponiamo in queste giornate all'interno dell'università è di avere un rapporto dialettico, quindi ascoltare i contributi che ci verranno dati proprio come relazione del convegno scientifico che il Dipartimento Giuseppe Parenti ha organizzato, ma al tempo stesso dare noi un contributo di riflessione con tutti i nostri lavori di gruppo, perché l'impostazione di medicina democratica non è quella di un movimento che vuol fare opinione, è quella di un movimento che vuole incidere sulla formazione della conoscenza e di poter in qualche misura fare in modo che la vera conoscenza, la vera scienza che serve all'uomo
possa impostare quella che è anche la politica, quello che sono le scelte e le decisioni, e non viceversa, che sia la politica o gli interessi particolari in conflitto a subordinare ricerca, produzione scientifica, ricerca farmacologica e così via. Quindi quello che vogliamo fare come Medicina Democratica è di continuare nel programma, che è quello di documentarci, di informarci, di comprendere e di avere uno scambio continuo con chi questo ce l'ha come mandato di ricerca. Però con contributi specifici, ad esempio quello di superare dei limiti. Spesso la ricerca viene fatta all'interno dell'università in un modo un po' troppo circoscritto, senza preoccuparsi di quello che viene fuori. Ma Caccaro diceva, se un ricercatore concepisce un progetto di ricerca molto importante a suo parere, ma la comunità che c'ha intorno lo rifiuta, dice no, questo non è nel nostro interesse, bene, questo ricercatore non è perché è ricercatore può imporre questo, no, lui si ferma. Perché se la comunità non condivide determinate scelte di fondo, a questo punto, si diceva lì, rimane secco lì fermo, non può imporre ad una società quelle che sono le sue linee di ricerca pure semplici. E mi viene in mente, ad esempio, per fare, non fare polemica, ma che ci sono alcune persone che sono degli ottimi scienziati, per non fare un nome, Elena Cattaneo è una grossa ricercatrice, la conosco anche personalmente, una molto coraggiosa sul tema della ricerca, sulle staminali e così via. Ma ad esempio Elena Cattaneo ha preso una posizione molto precisa sugli OGM, ad esempio, e io credo che abbia assolutamente ragione dal punto di vista del suo ambito. Lei è una ricercatrice, è un ricercatore molto mosso dalla voglia di approfondire, di capire, ma che caso diceva, io ho cominciato a studiare perché volevo sapere come nasce la vita, perché nasce la vita e come vive la vita, cioè siamo interessati e va benissimo. Quindi OGM, lo studio sugli OGM è un avanzamento notevole. Purtroppo però non bisogna farlo nell'ambito dei limiti circoscritti della visione del singolo ricercatore che è innamorato del suo campo di ricerca, ma il suo modo è quello di confrontarsi con tutto quello che significa. Allora è chiaro che se uno si occupa di OGM ma perde di vista che cosa significa introdurre un discorso sugli OGM in relazione a quello che è la situazione reale, problemi multinazionali, problemi, ecco, vuol dire che non fa bene neanche il suo lavoro di ricercatore. Quindi io inviterei un personaggio di ottimo, anzi di elevata onestà e di ottima caratura scientifica a misurarsi con quello che è l'apertura dei limiti. E Medicina Democratica ha questo, di dire guardate che non ci si può focalizzare come un microscopio su un tema particolare magari affascinantissimo senza perdendo di vista il contorno, dove va a collocarsi. Un altro esempio di questo genere, di qualcuno che perde di vista quello che è il contorno, è il problema del dibattito sulla ricerca farmacologica. La ricerca farmacologica è costosissima, c'hanno ragione le case farmaceutiche che costano moltissimo, perché ci vogliono anni e anni di lavoro e così è benissimo. E allora i loro uffici propaganda ci dicono guardate costa moltissimo e quindi dovete pagare moltissimo i farmaci che produciamo, se no non li possiamo produrre. E qualcuno, anche qui per non farlo un meno, ad esempio Umberto Veronesi, ha scritto un articolo esattamente in questo termine dicendo ma è giusto, bisogna pagarlo, è il sistema che si deve adattare a pagare alti prezzi perché la ricerca costa moltissimo. Ecco, anche qui c'è una visione un po' ridotta, anche perché questo è un comunicato stampa d'ufficio di propaganda di una multinazionale del farmaco. Chi invece si occupa di scienze e di ricerca farmacologica ha un ampio spettro, dicendo che il farmaco non può essere una merce, ma deve essere qualcosa al servizio di una persona, oltretutto che non è mai stato un rivoluzionario, anzi. Una persona come Silvio Garattini, guarda caso, ha scritto su Ricerca e Pratica un editoriale che diceva la politica dei prezzi delle case farmaceutiche è un crimine contro l'umanità. Due modi di vedere, di scienziati, che però evidentemente interpretano in modo diverso
l'essere scienziato, e noi abbiamo qualche preferenza nel modo di interpretare la scienza in modo allargato. Quindi il nostro compito è di dire, saper illuminare e superare i limiti, eliminare le distorsioni, i conflitti di interesse, ovvero gli interessi in conflitto con quello che dovrebbe essere la promozione della ricerca, e dall'altra parte andare a sconfiggere questi interessi. È questo che chiediamo di fare anche alla ricerca, al ricercatore, allo scienziato, all'istituzione come un'università, se vuole effettivamente rispettare quel mandato che risale a un po' di secoli fa. Questo è il nostro essere presenti e condividere gli spazi di questo congresso. Quindi a questo punto quello che viene fuori sono che parleremo e vorremmo avere dei contributi e dare dei contributi su quelli che sono gli strumenti e i metodi da tutti da elaborare per una epidemiologia di cittadinanza, che vuol dire una ricerca epidemiologica partecipata, in cui le persone che sulle quali si farebbe ricerca sono anche le persone per le quali si fa ricerca e con le quali si fa ricerca. Un altro tema importante che chiediamo di dibattere con l'università è che ci sia un atteggiamento costante a fornire delle informazioni critiche, non a far cassa di risonanza degli uffici studi o propaganda di vari interessi, ma piuttosto di fare una riflessione originale, critica, su ambiente e salute. E oggi la relazione che ci sarà sul discorso dell'epigenetica ci riguarda, un discorso molto tecnico che però dal punto di vista culturale è fondamentale. Perché? Ma perché fa saltare completamente a livello culturale l'idea che tutto sia scritto nel nostro genoma, e tutto sommato quindi chi si batte sull'ambiente, chi si batte, sta facendo una battaglia di retroguardia. La vera scienza nuova è quella della genetica, è quella del... non funziona così, perché l'epigenetica è proprio il modo che dice, guardate che è vero che il software è quello, ma come gira dipende da quello che c'è intorno, ovvero dall'ambiente. E infine il tema fondante, fondamentale, ne ripetevamo prima, problema della deriva privatistica del sistema sanitario, quasi che ci fossimo ubriacati e adesso dovremmo ritornare sopri, non ce lo possiamo più permettere. Bene, vorremmo discutere, e verrà da discutere in queste giornate, di eziologia della non sostenibilità del sistema sanitario. Vorremmo sentire delle parole vere da qualcuno, e forse Gavino Maciocco c'ha qualcosa da dire in questo senso, dove sono le vere cause della non sostenibilità di un sistema sanitario nazionale? Ovvero, non sono forse da attribuire alla mercificazione della salute dei farmaci, quella politica dei prezzi che una persona come, ripeto, Garattini dice che è un crimine contro l'umanità, la privatizzazione della ricerca, ovvero una deriva che è nata negli anni, fine anni 70 e inizio degli anni 80 con l'amministrazione Reagan, che ha introdotto una legge molto semplice che ha fatto gridare uno scandalo ai ricercatori, non so, la direttrice del New England Journal of Medicine in quegli anni, Marcia Engel, l'ha subito tacciato questo, dice, e aveva scritto un editoriale dicendo: la medicina accademica è forse in vendita? E infatti questo era il suo campanello d'allarme che dava, e la legge era semplice, era quella che permetteva ai singoli ricercatori universitari di diventare proprietari, di poter vendere i loro brevetti direttamente alle industrie. Ecco, questo legame stretto fra industria e università, che per alcuni aspetti viene decantato può essere positivo e tutelare Expo, va benissimo. Se però c'è un principio, se l'università si ricorda di essere un'istituzione di 930 anni di storia, con uno scopo molto preciso, con una missione molto precisa, e non si fa strumentalizzare dall'ultimo che arriva e che vuole scaricare sul pubblico i costi e privatizzare i profitti come al solito. Ecco, questo è il tema che vorremmo sviluppare, l'eziologia della non sostenibilità del sistema sanitario nazionale, fino ad arrivare ai problemi di inappropriatezza o appropriatezza, formazione quindi professionale dei medici e degli operatori sanitari, rendere davvero sostenibile il sistema sanitario. Quindi sono queste un po' le cose che vorremmo affrontare, altrimenti veniamo travolti dal pensiero unico che ci dice che dobbiamo smetterla di porre problemi, prevenzione, partecipazione, democrazia, cioè.
Ecco, allora il tema era proprio quello, che la conclusione di questo convegno è stato proposto, no? Dice, l'obiettivo dovrebbe riuscire a essere medicina democratica in grado di fare la proposta di fare rete, perché anche oggi se ne parlava con molti, ci sono un sacco di associazioni, un sacco di persone singole che si battono, io citavo delle persone a favore o contro, quello che vogliamo, ma a livello internazionale il dibattito è fortissimo su tutti questi temi. Eppure quello che passa è la forte determinazione, i forti interessi che ci sono dietro e che invece hanno una linea ben precisa da far passare. E invece noi dovremmo far rete facendo riferimento a questi temi, a questi concetti, cioè la formazione, l'informazione critica, ricerca, un'alleanza che noi cerchiamo, e ragionare come medicina democratica organizzata con un atteggiamento globale che affronta i problemi, ma poi per agire come movimento di lotta nel locale, nelle iniziative locali di cui si parlerà, nei gruppi di lavoro di cui parleranno le associazioni. Ecco, questo è un po' l'auspicio, che riusciamo in queste giornate a mettere un po' le basi di questa rete, confrontandoci come medicina democratica anche con quanti avranno voluto partecipare e rispondere alla nostra richiesta di mandare dei rappresentanti di varie associazioni a contribuire al dibattito. E all'università chiediamo di essere se stessa, chiediamo quindi di riprendere quella strada che è quella dell'autonomia di pensiero e della critica, per fare sì che si realizzi quella scienza che Macacana diceva dovesse avere come unico scopo quello di rendere più facile o quantomeno meno doloroso all'uomo di vivere nell'ambiente in cui si trova, vivere nella storia che deve vivere. Okay? Volevo dire a questo punto che possiamo iniziare i lavori, ma ho due comunicazioni di servizio. Una inerente alla TAB in Val di Susa, c'è un libro sulla TAB in Val di Susa e eventualmente che è distribuito gratuitamente, ma per chi volesse dare qualche soldino per la Val di Susa, ecco, può farlo. Seconda comunicazione di servizio, ricollegandomi un po' al discorso storico che faceva Giorgio Duca, abbiamo pensato di mettere nella pendrive, famosa pendrive che viene data insieme alla cartellina, anche alcuni contributi storici, cioè la relazione introduttiva di Giulio Maccacaro al congresso di Bologna del 1976, la relazione introduttiva del gruppo Ambiente di Castellanza, provincia di Varese, qui c'è presente Luigi Mara, allo stesso congresso di Bologna del 1976, e poi due altri contributi storici, uno di Renzo Tomatis, che è stato un grande amico di medicina democratica, grande scienziato, presidente tra l'altro della IARC, Istituto per la ricerca sul cancro di Lione, e sul principio di precauzione, un intervento fatto su epidemiologia e prevenzione un bel po' di anni fa, all'inizio degli anni 2000, credo nel 2001. In ultimo c'è un altro intervento storico, sempre di quell'epoca, del dottor Michelangelo Bolognini, che è anche lui un grande medico che ci ha lasciato 3 anni fa, sul rischio che l'epidemiologia qualche volta faccia dei danni. È un intervento un po' provocatorio, ma mi è ricapitato tra le mani nel raccogliere il materiale complessivo e ho pensato di metterlo per tutti nella cartellina. A proposito di compagni che ci hanno lasciato, avendo citato Maccacaro, Tomatis e
e Bolognini, ne volevo citare un attimo al volo altri due. Uno è un operaio morto in Svizzera, Pietro Mirabelli, di cui la sezione di Firenze ha preso il nome, morto sul lavoro in Svizzera. In Italia non trovava più lavoro perché si batteva per i diritti dei lavoratori, è stato costretto ad andare a lavorare in Svizzera e si lavora molto peggio che in Italia nelle gallerie svizzere, ed è morto in galleria. E l'altra persona che vogliamo, anche del suo infortunio, c'è un piccolo contributo nella pennina. Ieri finalmente a Lugano c'è stata un'udienza, non so ancora come è stato, perché è stato insabbiato sostanzialmente dalla magistratura svizzera il processo. E poi c'è Gabriella Bertini, di cui troverete, che ci ha lasciato il 1° di aprile di quest'anno. E c'è Beppe Banchi, marito di Gabriella, qui presente in sala. Abbiamo fatto un poster ed è uscito anche un libro. Ecco, per chi volesse il libro, anche lì una sottoscrizione per le spese. Basta a questo punto dare la parola per la prima relazione, diciamo, introduttiva al professor Annibale Bigeri e a seguire il professor Burgio. Grazie. Allora, il titolo che avevo era su tre temi: l'epidemiologia, che diciamo è una delle discipline in cui mi riconosco come attività professionale e accademica, l'informazione, intesa come la trasmissione delle conoscenze prodotte in ambito scientifico all'esterno, e la salute della popolazione. E il titolo di questo convegno declina un po' queste stesse parole. Intanto informazione vuol dire partecipazione, senza partecipazione il paradigma è assolutamente di tipo paternalistico, non è più accettabile in generale, ed è proprio uno dei motivi che aveva condotto alla nascita di Medicina Democratica: il rifiuto della delega, la riappropriazione delle conoscenze. E l'altra declinazione che è presente nel titolo di questo convegno è la prevenzione, lavorare
in termini di promozione della, e tutela della salute e non di, di cura di malattie che già si sono verificate. E in questo senso il ragionamento sul, sul rischio zero, la, che è gergale, ma vuol dire semplicemente che in una società dove complessa, come dirò in qualche diapositiva successiva, dove è presente il, è pervasivo la possibilità di essere esposti a sostanze tossiche o di andare incontro a incidenti, dove il rischio diventa fondante, il rischio zero cosa vuol dire? Fa un ragionamento, diciamo, su principi anche etici, sul fatto di dover subire dei, dei rischi, di dover essere oggetto di una sorta di macabra sperimentazione. E anche qui si richiama agli argomenti fondanti del, del movimento di medicina democratica, in particolare in riferimento alla sperimentazione sull'uomo. Ecco, i rischi ambientali non sono altro che sperimentazioni subite dalla popolazione. C'è un editoriale di neanche due mesi fa del New York Times a proposito degli OGM, dove dice: ma ci stanno trattando da Guinea Pigs, da cavie di laboratorio. Guardate, il New York Times, mi sembrava un giornale di per sé molto di sinistra, che sugli argomenti attuali pone questa questione. Abbiamo regolamentato la sperimentazione sull'uomo per quello che riguarda i farmaci, ma per quello che riguarda le migliaia di sostanze a cui siamo esposti nella nostra vita, ci ritroviamo in una situazione paradossale. Quindi il rischio zero richiama questi temi. Io sono andato a vedere cosa può caratterizzare quel residuo di sapere critico che dovrebbe essere presente nelle università. Luciano Gallino, quasi a testamento, aveva appena pubblicato un libro prima della sua scomparsa, una settimana fa, il suo libro dedicato ai suoi nipoti, fa alcuni ragionamenti dicendo che sono morte alcune cose. Una delle cose morte è l'uguaglianza, la seconda cosa morta è il pensiero critico. Ecco, vorrei raccogliere l'invito di Giorgio all'università a sottoscriverlo. Torniamo al pensiero critico. Cosa trovo nell'ambito del mio mestiere dell'epidemiologia? Dove si trova, scusate la parola, pensiero critico? Si trova nei lavori di Phil Brown, che è un sociologo che ha inventato il termine popular epidemiology a metà degli anni '80. Io in realtà ho ripreso un articolo, Popular Epidemiology Revised, rivista, più di 10 anni dopo, nel 1997. Può essere già vecchio questo articolo ed è uno degli argomenti della mia presentazione. Ma lui, appunto, su questo dice alcune cose che sono interessanti. Dice: guarda, questo movimento della popular epidemiology ha indotto alcuni epidemiologi ad essere critici. La parola critico è rapportata a quegli epidemiologi che si rapportano con i movimenti e con la popolazione, proprio sfruttando quell'argomento della uscire dalla propria stanza, uscire dagli interessi diretti, immediati che ci coinvolgono, interessi di vario genere, anche meno nobili, economici, del brevetto, di altri, uscire da questi e vedere cosa c'è nel mondo intorno. La popular epidemiology, i movimenti, hanno costretto alcuni ricercatori a fare questo in un modo formidabile, direbbe Capanna, in un modo formidabile nel senso che ha avuto un impatto fortissimo
anche sulla Accademia per quello che riguarda l'epidemiologia. Questo era solo la lunga citazione, è anche dovuta proprio a ricordare la sfida che la società intorno pone alla medicina, alla scienza e alla tecnologia. Allora, un esempio di questo tipo di epidemiologia, diciamo, critica. Ieri io ero a Milazzo per presentare le attività di sorveglianza epidemiologica e ambientale nell'area Milazzo Valderbella, è rimasto coperto, ora vi scopro cosa c'era qui dentro, qui sotto, ecco qua, con la partecipazione dei cittadini. E proprio un anno fa, poco più di un anno fa, la notte tra 26 e 27 settembre, si è incendiato un grande serbatoio della raffineria di Milazzo. Un evento grave, ha portato qualche migliaio di persone a scappare per una settimana. Il problema è totale assenza di informazione data dalle autorità preposte, quelle che dovrebbero e hanno il mandato di fare, alla popolazione. E passato un anno non sono arrivate informazioni, e quindi è stata condotta un'indagine indipendente. L'indagine in realtà l'abbiamo potuta fare nell'immediato, perché va misurato che cosa, dove vanno questi fumi e che cosa contengono. La popolazione ha richiesto alle autorità lo svolgimento di indagini, e alcuni sindaci dei comuni vicini, perché il comune dove è sita la raffineria è sempre stato più morbido nei confronti della raffineria, così come il comune di Milazzo, mentre gli altri comuni che non avevano nessun beneficio, magari il sindaco, per essere eletto, ha assunto posizioni un po' più radicali. Quindi ha chiesto alla Epidemiologia e Prevenzione di fare un'indagine. L'incendio purtroppo risultava spento. Cosa è successo? Dopo sei giorni è piovuto, è arrivato il temporale e ha lavato, quindi non si trovava più traccia. Quindi abbiamo dovuto agire, diciamo, nel pomeriggio di un giovedì e nella notte tra giovedì e venerdì. Ed è stata fatta un'indagine con l'aiuto della popolazione, raccogliendo campioni con dei panni di carta strofinati sulla superficie vicina. Lì vedete la fotografia del laboratorio con la coppia di panni di carta, quello sporco e quello pulito. Sono stati raggruppati in macro aree, quella, la frazione di Archi è in prossimità della raffineria, e poi la zona ad ovest, dove c'è l'abitato di Milazzo, a est, lì è segnato Giammoro, Torre Grotta, Venetico, non si vede la zona sud. Questo è. Fortunatamente nello stesso periodo stiamo facendo una cosa molto simile a San Rocco, perché il problema è poi tecnico, misurare quanti sono questi idrocarburi nello Scoppers. Possiamo misurare come quantità, ma non è detto che tutti puliscono il proprio davanzale con la stessa forza e raccolgono la stessa quantità di polvere, quindi va standardizzato sulla polvere. Non si può pesare lo Scoptex, non abbiamo bilancia di precisione per poterlo fare in quella circostanza in maniera comparativa rispetto al bianco. Quindi si è fatto il rapporto tra l'IPA e la quantità totale di metalli, e abbiamo la stessa indicatore per quello che riguarda le polveri intorno all'abitato di San Rocco, dove c'è la seconda raffineria europea. Allora, San Rocco, gli IPA, nel contenuto di IPA nelle polveri, grossolanamente circa il 3%, 2,8%. Nella zona est non si ritrovano, nella zona centrale e ovest sull'abitato di Milazzo siamo all'80%. Cioè, l'evidenza di
un impatto di idrocarburi policiclici di circa 30 volte e 10 volte nella zona sud. Questo era stato presentato ieri, questa stamattina sul giornale. La raffineria smettisce, abbiamo altri risultati, mi pare difficile che possano non confermare una cosa che è evidente sotto gli occhi di tutti. Allora, questo è un esempio di intervento, ma io non ci vedo più che sia questo quello che sta succedendo oggi, che sia questa la via, che sia ancora una pratica utile. Certo che è utile in certe circostanze, ma noi dobbiamo pensare che la capacità scientifica dei soggetti è completamente cambiata dalla digitalizzazione del nostro mondo e dall'uso di sensori. Può rendere rapidamente inutile il lavoro di un epidemiologo, perché ognuno può fare da solo a casa e valutarsi e costruirsi e mettere in esecuzione delle indagini, una raccolta di dati improprio. E dall'altra parte l'incertezza scientifica è fondativa della scienza, da una parte, ma dall'altra è fortemente aumentata. Ad esempio, basta cambiare il ricercatore: se invece di un epidemiologo prendete un chimico ambientale piuttosto che un ingegnere industriale, potete avere punti di vista anche fortemente contrastanti. Come si risolvono? In genere queste cose portano a conflitti di interesse, a una situazione in cui la disamina dell'evidenza empirica in un ambito scientifico condotta in modo isolato nei tavoli dell'università non è più praticabile. Abbiamo fretta, dobbiamo prendere delle decisioni, dobbiamo arrivare a delle conclusioni. Non possiamo aspettare che la scienza accumuli gli studi uno contro l'altro e poi dopo 20 anni arrivi a chiarire come stanno le cose. Ci sono molti elementi che mi fanno dubitare che tenga il paradigma di successo degli ultimi 30 anni della popular epidemiology. Allora vi dico subito io dove voglio andare a parare: togliere di mezzo il ricercatore. Il ricercatore non toglierlo di mezzo di per sé, ma togliere di mezzo il suo ruolo di prima donna. Quindi deve esercitare discrezione, secondo me, il ricercatore. Deve esercitare discrezione proprio perché il suo patrimonio è il patrimonio dell'incertezza, della base del pensiero critico. Allora non può sostituirsi agli altri nel prendere decisioni. Piuttosto gli è stata data questa funzione e se ne è approfittato. È stata data la funzione di legittimare le decisioni. Ma gli è stata data da qualcuno che aveva la coscienza sporca. E la coscienza del ricercatore diventa ancora più sporca se approfitta di questa situazione. Quindi siamo diventati ingombranti, siamo pieni di conflitti di interesse, siamo litigiosi in disaccordo tra di noi, desiderosi di subornare le decisioni dell'assessore, corporativi uno contro l'altro come disciplina. L'epidemiologo, l'economista sanitario non capisce nulla. Senza più carisma, infatti, i comitati non ci considerano più. E questa è la mia conclusione. Il cambiamento rispetto al scienziato buono che accompagna i comitati o i cittadini deve essere accompagnata da un forte atteggiamento pieno di discrezione. E il discorso della scienza incerta sotto gli occhi di tutti, ve ne ricordo uno che coinvolge direttamente anche le persone, anche coloro che hanno fatto la popular epidemiology. Questo, guarda caso, io sono sorpreso, ringrazio Maria Luisa di avermi fatto presente questo libro e poi me lo ha prestato da leggere, ancora non l'ho restituito. Però dice qualcuno: i libri che ho prestato e che nessuno mi ha restituito sono i migliori. Ancora nel 2013 si fa un best seller
vince il premio Pulitzer sui cluster di leucemia infantile. Io avrei considerato questo tema morto e sepolto. Eppure ancora è così presente. E quali sono le lezioni? Questa è la conclusione, una delle citazioni prese all'ultimo capitolo. Anni di ricerche che sono costate milioni di dollari forniranno soltanto risposte parziali e largamente insoddisfacenti. Questo è quello che dicono il comitato di Tom Sliver. Dice, cosa abbiamo imparato? Cosa dice la mamma, la persona più importante, la madre di un bambino con un tumore cerebrale? Dice, quello che ho imparato è a prendere la vita in mano, a essere io stessa protagonista delle lotte per un ambiente migliore e più pulito. Lì è in corso una grande attività di bonifica da parte dell'ente americano preposto. Prendere in mano le cose non, è più questo che non il riuscire ad avere una risposta. La risposta sui cluster, dal punto di vista scientifico, è quasi impossibile, perché sono troppo pochi i casi, l'evidenza empirica è troppo debole, le teorie sono incomplete, i motivi per i cluster sono i più vari, ci sono 120 test statistici differenti per i cluster. Perché? Perché sono più di 120 meccanismi che possono portare al cluster, quindi non ho uno, non posso dare le linee guida sono sporche, mentono. Chi si è appropriato delle linee guida in medicina clinica? Big Pharma, non certo chi aveva proposto l'evidence-based medicine. Quindi di questo bisogna prendere atto, ma la lezione qua è di nuovo quella della partecipazione. Ed è quello che è, che vediamo oggi sistematicamente, la negazione della richiesta di partecipazione. Cito Giancarlo Sturloni, le popolazioni si sentono oltraggiate per non essere state tutelate e si sentono offese nei loro diritti democratici. Manifesto funebre è della Val di Susa. E invece l'archivio storico era la rivolta contro la Deep Sea Carrier a Manfredonia a fine degli anni Ottanta. Quindi l'informazione viene data è solo per imbonire delle scelte predefinite, la gente non ci sta. Che richiamo etico possiamo avere? No, noi epidemiologi ne abbiamo discusso, Rodolfo Saracci, che è epidemiologo che ha speso la sua vita come Lorenzo Tomatis all'Agenzia per la ricerca sul cancro dell'OMS, recentemente commentando i casi di pesante conflitto di interessi di alcuni epidemiologi, anche italiani, su questioni ambientali, richiamava qual è il ruolo socialmente assegnato e anche accettato dal professionista che prende decisioni. Questo è il punto, dove prendere decisioni? Nell'interesse della sanità pubblica, perché noi abbiamo detto epidemiologia, l'abbiamo sempre legata alla prevenzione, abbiamo sempre detto che l'epidemiologo non è un ricercatore astratto, ma è una persona che utilizza anche la ricerca per indicazioni e politiche di tutela. Quindi è incondizionatamente, per definizione, dalla parte della popolazione. Ed è questo che la popolazione si attende, è questo che determina la sua credibilità e la fiducia che hanno in lui. Quindi, dice Rodolfo Saracci, è interessante questo. Primo, che è imparziale, cioè prende in considerazione con criteri uniformi tutta l'evidenza disponibile sul problema, ammesso che questo sia possibile, ma io sono di una generazione diversa da Rodolfo, quindi riporto questo, si capisce cosa vuol dire, e soprattutto è non neutrale rispetto alla salute, cioè risolve l'incertezza residua dell'evidenza in senso favorevole alla salute della popolazione esposta. C'è una posizione chiara
di interesse. Su questo ritorna anche l'epidemiologia, diciamo, a livello internazionale, la chiamano consequential epidemiology, il richiamo a pensare quali sono le conseguenze, l'impatto, la ricaduta esterna, fuori dal mondo strettamente scientifico, delle informazioni epidemiologiche. È 2013, ma è abbastanza vecchio. La critica del 1987 era proprio quella, no? Statistico, non è che sia un epidemiologo, statistico medico, l'epidemiologo non può essere limitato alle sue valutazioni sui metodi, sulle misure, sulla significatività statistica, piuttosto che al mandato di protezione della sanità pubblica. Bene. Ok. Non devono sedersi insieme con i governatori locali e le corporation. Epidemiologia oggi, infatti, ma si trova questo, cosa si trova? Il ricercatore definisce i quesiti di ricerca, il ricercatore sceglie i dati e metodi da utilizzare in completa autonomia, altrimenti potrebbe essere condizionato, raccoglie i dati, produce il piano d'analisi, valorizza gli elementi di novità, fa un breve resoconto agli amministratori prima e poi eventualmente rilascia il comunicato stampa. Questo è quello che succede. Coerentemente, lo vediamo tutti i giorni. Cosa succede? La comunità dice al ricercatore: i tuoi risultati non ci piacciono, la interpretazione che ne dai non ci piace, non condividiamo i tuoi metodi. Ma guarda, anche non erano mica queste le domande a cui dovevi rispondere. Quindi ricomincia: vogliamo una valutazione indipendente. Questo è sotto gli occhi di tutti. Questa diapositiva è tradotta da un ricercatore australiano che si è trovato esattamente in questa situazione. Anche negli Stati Uniti sui cluster, in Florida c'è stata una polemica sui cluster di casi di tumore in Florida. Una polemica poco uscita dall'ambito strettamente epidemiologico e caduta nel totale disinteresse dell'amministrazione statale competente. Però, siccome questi ricercatori si muovono, questo riporta una sua esperienza in Maryland, è andato lì e ha ricevuto una serie di improperi dalla popolazione. Quindi dice, ha fatto un buon articolo su American Journal of Public Health, stop and listen to the people, fermati. C'è un altro approccio agli studi epidemiologici. Questa è una freccia possibile di sequenza, per esempio si comincia, i quesiti epidemiologici non si decidono nelle stanze riservate della ricerca, ma tutti i passaggi comportano un modo differente di fare gli studi. Un esempio potrebbe essere incompleto, in corso, con tutti i limiti che possiamo evidenziare, è la vicenda di Manfredonia ora, perché lì la difficoltà e i limiti derivano. Si fa l'indagine epidemiologica 40 anni dopo l'incidente. Quindi c'è varie difficoltà. Qui sono per esempio tre articoli, uno dei ricercatori coordinati da Mariangela Bigotti, uno raccontato dai cittadini con Rosa Porco del coordinamento locale, e anche un altro sugli scenari. Prima di fare lo studio si anticipa cosa potrebbe succedere, guarda caso siamo riusciti. E lo firma anche il sindaco del paese. Il sindaco si sbilancia a dire cosa fa, cosa pensa di fare, anche se lo studio avrà risultati completamente negativi. E lo dice in anticipo alla popolazione. Ok, questi erano un esempio di discussione sui quesiti. Ma volevo riprendere Phil Brown sulla Popular Epidemiology, che dice: guarda, ma in realtà non c'è bisogno, non abbiamo bisogno di una epidemiological health study, non abbiamo bisogno di uno studio epidemiologico. Noi vogliamo che i rischi siano zero, vogliamo che le azioni di bonifica siano fatte.
strumentale. L'acquisizione di informazione epidemiologica è strumentale, come l'antropologo che va a fare uno studio in Australia con gli aborigeni. Gli aborigeni volentieri partecipano, ma perché? Perché poi vogliono usare quello che l'antropologo dice in tribunale per riavere le loro terre. Teniamo presente questo aspetto strumentale, l'obiettivo, perché se pensiamo agli obiettivi, anche il modo di raccogliere i dati, il modo di vedere il punto di vista viene condizionato. È un modo anche per ricordare qual è il meccanismo che porta a una discussione sulla non neutralità del ricercatore. Il punto di vista, i dati da soli non dicono assolutamente niente, dipende come li guarda. Allora, dipende come li guarda, dipende quali scopi ho, che intenzioni ho. È su questo che bisogna andare a discutere e a aprire anche il confronto democratico. Noi abbiamo tanti problemi riscontrati in questo tipo di attività. Per esempio, il dover tradire sistematicamente il committente istituzionale. Se il sindaco ci dà dei soldi per fare un'indagine, io tradisco il sindaco perché prendo rapporto con i comitati dove magari ci sono i suoi oppositori. Il protocollo dello studio, se lo devo definire con la popolazione, non lo posso definire in anticipo, però lo devo definire in anticipo per avere finanziamenti. Quindi si lavora in questo regime di voluta imperfezione. Il rifiuto della popolazione di riaprire ferite, la mancanza di partecipazione, giusto? Come no? Allora qual è l'atteggiamento? È quello di invitarli sempre con discrezione, ma di invitarli sempre, di non fare mai una riunione separata. Le riunioni sono tutte pubbliche, magari non vengono, ma sono pubbliche, le riunioni del gruppo di ricerca. E così via, la presenza con i tecnici locali, noi lo sappiamo benissimo, io non lo sapevo, me l'ha spiegato un sostituto procuratore, la incompetenza in certi ambiti delle istituzioni è voluta perché le istituzioni non funzionino, soprattutto sulle tutele ambientali e sanitarie. E allora come ci si rapporta in questi casi? Vabbè, basta leggere il giornale, l'ho messo qua, della vicenda di Milazzo di ieri, l'intervento del direttore sanitario dell'ASL di competenza è stato assolutamente disastroso e i giornalisti hanno dato atto perfettamente, si legge, si capisce benissimo dal resoconto giornalistico questa, da una parte incompetenza più o meno in buona fede. E la presenza della scena politica, se noi facciamo un'indagine e la facciamo in un certo modo, cambiamo le cose. Anche non volendo, siamo attori politici in una realtà che magari non è la nostra. Ci troviamo nonostante tutto come ricercatori a non essere solo ricercatori, anche cittadini di realtà che noi non conosciamo, ma di questo bisogna farne i conti. E la gestione dell'autonomia della popolazione si riprende, cioè certe cose poi non possiamo controllare. Di nuovo il richiamo alla discrezione, è giusto che non le controlliamo più noi completamente. E sulla definizione del scenario, avevo già detto, questa era un'idea storica, personale, quando facevo i primi atlanti di mortalità, ero io stesso o il mio superiore che decideva di fare lo studio. E successivamente, cioè, quando l'OMS ha fatto il rapporto sulle aree a rischio, non ha parlato certo con nessuno, però si vedeva immediatamente che qualsiasi cosa venisse scritto per il fatto che un'area a rischio era nel volume dell'OMS poteva essere usato dalle popolazioni come il rapporto dell'antropologo. E ci sono state anche situazioni differenti, più complicate, in cui i ricercatori stessi si sono trovati in difficoltà nei confronti di amministratori che poco hanno fatto per contrastare il fenomeno. Quindi, diciamo, è di rottura già
l'indagine epidemiologica, anche se condotta lontano dalle popolazioni, e così via. E oggi cosa si fa? Si cerca di creare uno spazio tecnico che comunque ha lo scopo di togliere la parola alle popolazioni. Un esempio di segregazione è certe interpretazioni della valutazione di impatto sanitario, cioè si toglie la democrazia, la mettiamo nell'ambito tecnico, quindi tutt'al più la popolazione demanda un suo tecnico a sedersi non si sa dove, ma non si mette la decisione nel tavolo democratico, si utilizza la tecnica in altro modo. Io ho riportato qui a problematizzare la cosa alcuni scambi fittizi, esperienze dirette. Per esempio, leggiamo a destra: la grande stima che riponiamo nello scienziato, ci chiediamo se sia possibile che la popolazione venga coinvolta. Risposta dello scienziato: non sono convinto che questo sia il sistema migliore, quello della contrapposizione e pregiudizio. Non si capiscono. Eppure sono cose vere queste. E se si fa l'indagine di Macedonia, cosa ci si può sentir dire? Non ci sarà alcuna ricerca partecipata, salvo la luce di qualche riflettore. Quanta ipocrisia! I cittadini manfredonia vogliono dimenticare quei fatti che hanno pesato come un'ipoteca sul loro futuro. I giornali dicono che non interessa a nessuno l'indagine. Ho finito. Grazie Annibale, e abbiamo messo un po' il piede nel piatto con l'intervento di Annibale, appunto di quello che sarà continuato nel pomeriggio da Giancarlo Struoni, che interverrà proprio sulla VIS, partecipata o meno, partendo dal discorso un po' della piana di Firenze, eccetera eccetera, ma lasciamo poi all'intervento di Struoni appunto questi aspetti. E prima di dare la parola a Ernesto Burgio faccio una nuova comunicazione di servizio. Allora, quasi nessuno ha ancora preso le cartelline perché c'è stato un ritardo nell'organizzazione, e direi che le cartelline possono essere prese o alla fine della mattina, prima del lunch, quindi quando arriverà il catering della Caritas, o forse meglio dopo, prima di iniziare i lavori del pomeriggio. Ecco, quindi bisognerà che tutti facciano un po' la fila alla stanza dell'organizzazione, e secondo i criteri che ho detto prima, dando 20 euro se possono e qualcosa meno se non possono, appunto cartellina con pendrive, con praticamente tutti i lavori pervenuti nella pendrive entro le 10 di ieri sera, quindi ecco, per cui chi avesse invece, tra quelli che vogliono portare materiale a questo congresso e non l'hanno fatto sino ad ora, possono farlo dopo, entreranno i materiali del atti congressuali. E la parola a questo punto al professor Ernesto Burgio, Università di Palermo e membro di ISDE, Medici per l'Ambiente, Associazione Medici per l'Ambiente. Invito, è vero, dovrei fare un'introduzione a una tematica che oggi è di moda, il che non è sempre un bene, ed è una tematica anche piuttosto tecnica, però vorrei riallacciarmi ad alcune cose dette. La prima è la senatrice Cattaneo. Io non sarei così tenero, nel senso che la posizione della senatrice Cattaneo contro Marcello Bujardi
non solo non è da scienziato, da ricercatore, ma poi soprattutto, come dire, traspare dietro una posizione di questo tipo, è un atteggiamento che è legato al fatto che lei, penso, sappia che gli OGM sono il prodotto di una scienza superata, cioè riduzionista, DNA centrica, quando appunto, come dicevi, si sa che ormai non funziona, per cui lì ci sono interessi enormi e la volontà di continuare a diffondere questi organismi geneticamente modificati, perché continuano a diffonderli, sapendo che non porteranno nessun beneficio, è solo per ragioni economiche e finanziarie di interesse enorme, per cui io non posso credere che lei non lo sappia, perché sennò sarebbe contro. E no, diciamo che non se ne preoccupa. L'altro discorso, io idem, non sarei così tenero nei confronti, non dico di veronesi, però in generale di chi dice che bisogna pagare perché la ricerca costa cara. Non è vero, nel senso che la ricerca costa cara e spesso non la si fa, si finge di farla, soprattutto nei grandi ambiti, guarda l'antibiotico terapia. Noi, l'OMS, ogni 5 anni viene fuori dicendo che gli antibiotici tra poco non serviranno più. Sono 30 anni che non fanno ricerca sugli antibiotici, veramente vera ricerca di base sugli antibiotici, perché costa. Cosa fanno? Questo è Big Pharma. Big Pharma non fa altro che usare i vecchi antibiotici, cambia leggermente la formulina, non gli costa nulla, e quello che ha, e l'unico interesse è dare in giro antibiotici in zootecnia, in medicina, eccetera, con la connivenza purtroppo sia dei medici in generale, che forse su questo se non se ne occupano o non se ne preoccupano, ma soprattutto in giro da tutte le parti, al punto tale che ci sono antibiotici da veramente in tutti gli ecosistemi, ed è sempre più chiaro che le resistenze non emergono lì dove le si cercava, cioè per esempio nei reparti di terapia intensiva, sono proprio in giro negli ecosistemi, c'è un ecosistema microbico alterato dagli antibiotici che tra poco non serviranno veramente più. Questo è Big Pharma. E a loro interessa ovviamente soltanto vendere questi farmaci, che non servono più tra 5 anni, gliene frega nulla, perché pensano di trovare altre soluzioni. Quindi io, anche su questo, cioè i costi della ricerca, anche la ricerca sul cancro, io parlerò un pochino di più di questo, ma la ricerca sul cancro è anche quella legata a un modello di cancerogenesi, direi in buona parte superato, anche se non lo si ammette, perché è basato ancora sull'idea che il cancro sia un incidente biologico, cioè mutazioni stocastiche del DNA, ce n'è da fare diagnosi e terapia costosissima. Non gli funziona per giunta, perché se almeno funzionasse uno potrebbe dire, beh, funziona, ma non funziona. La terapia del cancro, quella più innovativa, noi in terapia delle leucemie infantili continuiamo a usare la terapia con protocolli molto meglio adeguati al bambino, quindi con risultati molto superiori, ma è la terapia di 30 anni fa. Tutto quello che è la nuova farmacopea anticancro, che costa l'ira di Dio, è in buona parte un fallimento. E questa costa veramente al punto tale che i servizi sanitari di mezzo mondo non riescono più a pagarla. Quindi io direi anche lì, forse il costo della ricerca, noi non paghiamo il costo della ricerca, noi paghiamo il costo della pseudo ricerca e poi enormi interessi legati a questo. Terzo punto, Big Pharma è anche quella che controlla la letteratura scientifica, gli indirizzi di ricerca e le modalità di ricerca a tappeto, al punto tale che il direttore di Lancet, sei mesi fa viene fuori con un'accusa durissima e dice 50% e più dei papers che vengono fuori su tutta la letteratura scientifica del mondo è controllata da Big Pharma, quindi non è degna di fiducia. Questa è una cosa enorme, non ha avuto nessun eco. Questo, noi dovremmo riprendere questo tipo di, come dire, di critica al sistema per come è organizzato, perché una scienza che è controllata da Big Pharma non è certo al servizio dell'umanità, insomma. E tantomeno anche la scienza, diciamo, di base, la ricerca di base, l'informazione scientifica, non c'è niente che sia indipendente in questo momento. Quindi anche lì, ma penso che siamo d'accordo su tutto questo. Allora, io devo affrontare oggi questa, introdurre, diciamo, un po' questo concetto di epigenetica, e anche qui vorrei partire subito con una definizione diversa da quella che normalmente viene data. Perché se normalmente si parla di epigenetica, si tende a dire che l'epigenetica è lo studio delle modifiche del software cosiddetto del DNA che non toccano la struttura di base, cioè la sequenza. La sequenza rimane quella che è, noi andiamo a studiare le modifiche del software, essenzialmente le metilazioni del DNA, le modifiche più complesse degli istoni, adesso cercherò di far vedere cosa significa,
ovviamente si tende così a pensare che l'epigenetica sia uno studio che prima di tutto parte della genetica, primo, e secondo che appunto non va a scalfire il modello di base per cui il DNA è il programma di costruzione del nostro fenotipo. Non è vero, cioè essenzialmente quello che sta succedendo nella ricerca più profonda è che sempre di più sulla base dello studio di approfondito della genomica in senso lato e dell'epigenetica in particolare, mettiamoci dentro anche la metagenomica, anche tutto quello che ha a che vedere con l'idea di un DNA, di un genoma fluido, dinamico, il DNA sta diventando una parte minore del gioco, cioè il DNA inteso come sequenza è solo il dizionario, quindi è solo una piccolissima parte di un network molecolare molto più complesso che in buona parte è epigenoma. Quindi capite che bisogna veramente anche qui far chiarezza, altrimenti si continua a pensare, beh vabbè, però in fondo è il DNA quello che conta, non è il DNA quello che conta, è che gli investimenti sul progetto Genoma sono stati talmente colossali che loro ci devono riprendere con gli interessi quello che hanno investito. E la terapia, in particolare sul cancro, è ancora basata su questa vecchia idea che se io blocco in parte diciamo il prodotto della sequenza del DNA che mi interessa bloccare nelle papule del cancro, io riesco a curare il cancro. Non funzionerà mai, non funzionerà mai, non funziona perché è concettualmente basato su un modellino riduzionista e non funziona. Ecco, noi dobbiamo oggi cercare di fare un po' di chiarezza su questo, e le coordinate che io ho cercato di seguire sono partire dai dati, cioè è in atto una vera e propria transizione epidemiologica. Questo lo sappiamo tutti, pandemia di obesità, pandemia di diabete secondo, notevole aumento di disturbi del neurosviluppo, aumento delle patologie neurodegenerative, che in buona parte sono novità, non è vero che l'Alzheimer è solo legata all'età, adesso io non avrò il tempo ovviamente di entrare nei dettagli, sono malattie in buona parte che in queste modalità si stanno manifestando in modo nuovo. Guardate il diabete secondo, quando noi lo studiavamo 40 anni fa era patologia dell'anziano, poi dell'età media, poi adesso del giovane, addirittura dell'adolescente. Negli Stati Uniti sta dilagando tra gli adolescenti, addirittura tra i pediatri vedono sempre più diabete secondo. Quindi un'insulino resistenza che non è legata al DNA, tutto questo. Questo deve essere chiaro, cioè questi sono fenotipi alterati per cui un'intera specie sta cambiando il proprio fenotipo in senso patologico. Negli Stati Uniti siamo passati nel giro di 40 anni da una prevalenza di obesità dell'8-10%, legata sì agli stili di vita sbagliati, a una prevalenza del 35%. Ma obesità, non sovrappeso, perché il sovrappeso negli Stati Uniti è il 75%, e sono due cose diverse. L'obesità è un'endocrinopatia sistemica, in cui ipotalamo, ipofisi, surrene, tessuto adiposo e tessuto muscolare non funzionano più come dovrebbero. Quindi stiamo parlando della prima endocrinopatia sistemica che si è diffusa dilagando e si sta diffondendo in tutto il mondo, soprattutto in età pediatrica adesso. Allora, insomma, cosa sta succedendo? La genetica non lo può spiegare, le mutazioni del DNA sono una piccolissima parte del gioco. Quello che sta succedendo è che noi stiamo disinformando letteralmente, quindi dall'ambiente, e questo è il primo cambiamento totale del paradigma, le informazioni non vanno dal DNA al RNA alle proteine, quindi al fenotipo. Questa è la piccola parte che ci hanno insegnato 50 anni fa. Le informazioni vanno dall'ambiente, sul genoma, e lo forzano a modificarsi nella sua programmazione durante tutta la vita. Ha una memoria il genoma, e questa memoria si chiama epigenoma. Capite che è tutto diverso? Allora vediamo se riusciamo insieme un po', almeno a inquadrare quello che sarà nei prossimi 30 anni, una rivoluzione sul piano non solo concettuale e teoretico, ma sul piano pratico, se riusciamo a far valere questo, perché capite che le trasformazioni di un ambiente, che significa trasformazione della composizione molecolare, dell'aria che respiriamo, dell'acqua che beviamo, delle catene alimentari e di tutto, sta cambiando letteralmente la programmazione del genoma. Quindi, insomma, stiamo parlando di qualcosa che probabilmente ancora per anni farà fatica a essere accettato e arrivare sui giornali che contano. E però, insomma, non si potrà nascondere tutto questo, nonostante grandi interessi vanno tutti dall'altra direzione. Ecco, quindi penso che tutto sommato mi chiedevo se questa mia relazione oggi avesse un senso profondo. Io penso di sì, perché questo che noi magari spesso nei congressi discutiamo come problemi di biologia molecolare, l'epigenetica è biologia molecolare,
ma è una biologia molecolare che trasforma completamente la nostra visione della biologia e della medicina, quindi significa poi trasportarla in un ambito in cui la resistenza a un certo tipo di sistema deve diventare politica, perché altrimenti non ci si fa. Quindi io penso che sia importante, ora cerco ovviamente di andare in fretta perché era questo lungo preambolo, mi ha tolto parecchi minuti, però insomma cerco di andare un po' di tempo. Allora, guardate rapidamente questi grafici, partiamo dai dati, dicevo, questi sono gli articoli di epigenetica negli anni, non c'è da commentarlo, guardate come negli ultimi 5 anni c'è un trend pauroso di aumento. Guardate gli articoli sull'obesità, guardate gli articoli sull'autismo. Se voi andate su PubMed, questo non sono in assoluto, sono relativamente agli altri. Quindi guardate come c'è un aumento incredibile di articoli su epigenetica, obesità, autismo, microbioma. Sembra una parolina un po' strana, no? Voi sapete che cos'è il microbioma. Nel nostro organismo 9 cellule su 10 sono cellule not self e hanno un ruolo fantastico, importantissimo, enormemente sottovalutato. Non è che diffondere molecole intenzionalmente biocide o comunque biocide ha solo cambiato gli ecosistemi, ha cambiato il nostro ecosistema intero in maniera tale che l'intero sviluppo del sistema, chiamiamolo psico, neuro, immuno, endocrino, è alterato perché si sta alterando il microbioma e si sta alterando dalle primissime fasi della vita. Ecco perché c'è questa letteratura, interferenti endocrini. Vedete come questa è già epidemiologia. Dov'è Nicola? È andato via. Questo è un modo di fare anche epidemiologia. Guardando la letteratura si capiscono tante cose. Allora, questa che è una delle peggiori slide che avete mai visto, perché non bisogna mai farle così, ha l'unica scusante di essere una sintesi, 7 punti chiave. I 7 punti chiave, cosa cambia se dalla genetica classica, che non è quella di Mendel, ma proprio quella di Watson e Crick, che continuiamo a insegnare nelle nostre università, si passa a una genomica complessa in cui il DNA è solo dizionario? Cosa cambia se environment, seconda parola chiave, significa tutte le informazioni che vengono dall'ambiente, anche mentre io vi parlo, tra virgolette, nel senso che informazione in un certo senso significa tutto quello che arriva e che interagisce il nostro interno in maniera profonda, per esempio cambiando le nostre sinapsi, tanto per intenderci. Cosa cambia se l'ambiente viene trasformato in maniera rapidissima, in pochi decenni, in una specie che si è formata in milioni di anni di evoluzione, proprio sul piano molecolare, che tipo di interazione stiamo introducendo? Cosa cambia se tutto questo avviene soprattutto nella fase della vita in cui si sta programmando l'organismo, si sta differenziando, che è il feto? Cosa cambia se tutto questo avviene nel momento in cui c'è la massima plasticità a livello epigenetico in trilioni di cellule che si stanno programmando? Perché questo diventa il problema, ovviamente. Cambia tutto ed è sempre più chiaro che queste epidemie moderne sono il prodotto di questo cambiamento. Quindi è vero che le patatine fritte o i McDonald's o la televisione sono stati fattori fondamentali, ma perché hanno evidenziato qualcosa che sta avvenendo negli organismi che si stanno formando, sempre più in maniera pericolosa e diffusa. Quindi stanno aumentando le malattie endocrino-metaboliche, le malattie immunomediate, sia di tipo primo che di secondo, che di terzo, di Gelle-Kunz, le allergie, le malattie autoimmuni, per cui la vecchia ipotesi genica è stata almeno in parte ridimensionata, sta avvenendo qualcosa di molto più complesso. Stanno aumentando ovviamente tutte le patologie del neurosviluppo e neurodegenerative, sta aumentando il cancro. Ma sta aumentando in maniera significativa lì dove non ci si aspettava, perché il cancro non sta aumentando tanto negli anziani per un accumulo di mutazioni stocastiche del DNA, sta aumentando nei bambini. Il massimo aumento degli ultimi 30 anni è stato nel primo anno di età. Come lo si spiega questo? E Annibale, dov'è, mannaggia? Che parlava dei cluster di leucemia su cui non si può fare epidemiologia. Non si può fare epidemiologia perché non si può farla più come la si faceva. Non basta fare un cerchio attorno a un inceneritore e dire quali sono gli effetti, vediamo cosa succede a 1 chilometro, a 5 chilometri, facciamo il paragone. Ma cosa c'entra? Se è vero che il cancro, come adesso cercherò di farvi vedere, è un problema che si manifesta nella generazione successiva, guardate i grandi studi sugli impianti nucleari in Germania, 17 impianti nucleari, non trovavano niente gli epidemiologi perché continuavano a paragonare le popolazioni direttamente esposte. E cosa trovate? Niente. Ma siccome i radioisotopi che si vanno accumulando nelle catene alimentari per 10-20 anni
vanno a finire tramite la madre al feto, nella seconda generazione c'è un raddoppio di leucemie. È chiaro che l'epidemiologo che non guarda la seconda generazione non trova nulla. Quindi il problema nei cluster, per esempio in quel caso, i cluster di leucemia attorno agli impianti nucleari sono significativi perché avvengono nella generazione successiva a quella direttamente esposta. Probabilmente anche attorno agli inceneritori, se cominciassimo a cercare così, troveremmo di più. Allora, quello che dicevo, cosa sta succedendo quando in 40 anni tutte le patologie acute da causa infettive e parassitarie sono crollate? Questo era un famoso articolo del New England Journal of Medicine del 2003, e in contemporanea tutte le patologie croniche, degenerative, infiammatorie e tumorali sono aumentate in questo modo, con un gradiente sud-nord molto significativo 10 anni fa. Ma non è più così, perché nel sud del mondo sta avvenendo la stessa cosa a ritmo ancora più rapido. Cosa sta avvenendo? Beh, è chiaro che non è il DNA, questo è chiaro, tanto più che se noi andiamo a vedere le popolazioni che migrano, gli adulti che vanno dal Pakistan a vivere negli Stati Uniti fanno le patologie del paese d'origine, i bambini che nascono negli Stati Uniti, figli dei pakistani, fanno le patologie del paese d'arrivo, non è il DNA, è l'ambiente. Soprattutto è l'ambiente che incide nella prima fase della vita, questo è talmente evidente a questo punto. Guardate la rapidità con cui si diffonde l'obesità negli Stati Uniti. In queste 7 slide ve le faccio vedere proprio di corsa, da un 10% a un 35%, guardate, in 15 anni. Allora, quando qualcosa si diffonde così, si deve parlare di epidemia, non è corretto il termine epidemia, però fa capire la rapidità con cui sta avvenendo qualcosa che concerne ormai il 34% degli americani. Cioè, c'è stato un aumento dall'8-10% al 34% in 20 anni. Allora, cosa sta succedendo? Chiaramente succederà anche in Europa, indubbiamente, se non facciamo nulla adesso, perché il tema prevenzione primaria significa Renzo Tomatis, adesso io poi concluderò con Renzo. Renzo Tomatis diceva sempre che prevenzione primaria è solo ridurre l'esposizione della prima fase della vita. Se noi non riduciamo l'esposizione dei bambini, delle mamme, del feto, noi non abbiamo fatto prevenzione primaria, è tutta prevenzione secondaria, terziaria, a cominciare dai vaccini, eccetera. La prevenzione primaria è ridurre l'esposizione. E su questo è sempre più evidente, guardate che questo, noi quando io ero qui al Mayer 30 anni fa, facevo il pediatra, non vedevamo un bambino obeso, non c'era, quando c'era un bambino obeso era una Prader-Willi, andava a cercare la sindrome. Adesso il 10% dei bambini italiani sono obesi, soprattutto nel sud, perché l'aumento sta appunto avvenendo in maniera, ancora una volta, paradossale, più nel sud che non nel nord del paese. Il diabete secondo, l'abbiamo detto, non è solo un aumento quantitativo, ma qualitativo, perché sta avvenendo anche questo nei giovani, e guardate i dati drammatici delle patologie rispetto a dei disturbi, però non sono, io qui starei attento, li chiamerei disturbi di spettro autistico, non sono patologie, perché qui è il software del cervello che è toccato, il cervello è perfetto in questi bambini. La parte geneticamente modulata del cervello non viene toccata, viene disturbata letteralmente la formazione delle reti neuronali nell'ultima fase di vita del feto e nei primi 2 anni di vita. Cosa significa questo? Che si può benissimo evitarlo, sempre per prevenzione primaria. Però guardate i dati di diagnosi, non sono dati reali di aumento di patologia, sono però dati drammaticamente importanti. Si passa da un bambino su 1500 di 30 anni fa a un bambino su 150 nel 2002, a uno su 2008, a un bambino su 88 nel 2008, a uno su 68 l'anno scorso. Capite? Cioè un aumento del 2000% di diagnosi di patologie di spettro autistico, non può essere chiaramente un aumento reale, può essere legato a tantissimi fattori, ma quando c'è un aumento del 2000% significa che si rischia una catastrofe. Anche perché se voi andate a vedere i dati, Stati Uniti e Inghilterra sono identici, e se voi andate a vedere, non abbiamo il tempo di, ovviamente, di guardare queste slide, sono un indice, veramente, chiedo scusa se vado così in fretta, ma è l'unico modo per fare i passaggi rapidamente. Guardate Inghilterra e Stati Uniti e guardate che sono esattamente gli stessi anni dell'aumento dell'epidemia di obesità e diabete secondo. Non è un dato secondario questo, perché probabilmente il meccanismo paradossalmente è lo stesso ed è la programmazione alterata dei vari tessuti, organi e sistemi. Non ha a che vedere con un singolo tessuto. Anche perché quello che avviene nel feto, quando vengono alterate epigeneticamente delle cellule di un organismo in via di sviluppo, quando viene alterato una cellula, questa significa alterare 1 milione di cellule che da questa cellula derivano. Questo significa andare a studiare diversamente. L'esposizione del feto, del bambino, è già enormemente diversa. Il feto è un organismo che si sta programmando epigeneticamente. Tutto quello che avviene in quel periodo cambia enormemente la situazione.
Quando vennero fuori negli Stati Uniti questi dati si fece ovviamente un enorme clamore, critiche varie. L'Accademia di Neuropsichiatria Infantile cosa fa? Pubblica i dati di diagnosi dal 92 al 2003 e dimostra che c'è un aumento di diagnosi di 10 volte in 10 anni, in 11 anni. Questa volta le diagnosi vengono fatte con una triade sintomatologica molto chiara. Il bambino non segue lo sguardo, sapete come si fanno i primi dubbi sul criterio diagnostico del bambino di un anno, perché l'importanza dell'autismo qual è? Che si arriva sempre tardi, la diagnosi viene fatta in questo paese a 3-4 anni, quando si sa che se non si fa entro i 18-24 mesi non c'è possibilità di intervenire positivamente su quelle reti neuronali che sono già ormai fissate, capito? Quindi è un dato drammaticamente importante tutto questo. Guardate l'aumento dal 2000 al 2010, guardate come riguarda tutte le età pediatriche, ma soprattutto vedete quello spike lì in alto, la primissima parte della vita. E se si aggiungono tutti i disturbi dell'apprendimento in generale, del neurosviluppo, alcuni criticabilissimi, alcune diagnosi, però dico comunque negli Stati Uniti un bambino su sei, oggi uno su sei, ha bisogno di sostegno. Nelle nostre classi noi ovviamente come al solito dati epidemiologici italiani attendibili non li abbiamo, però nelle nostre classi non c'è classe in cui non ci sia due o tre bambini che hanno più o meno bisogno di sostegno, il che fa pensare che anche da noi sta cominciando questa vera e propria silent pandemic. Questo è l'Lancet 2006, un pediatra, un epidemiologo, che parlano di una pandemia silenziosa di disturbi dello sviluppo e indicano sull'Lancet i metalli pesanti, i pesticidi, come i possibili agenti potenzialmente più neurotossici che sono nelle catene alimentari e che passano attraverso la placenta. Nel 2014 tornano sul Lancet Neurology con questo articolo, che è una revisione complessa della letteratura, in cui confermano che sono metalli pesanti e pesticidi, anche quelli usati in casa, non bisogna soltanto pensare a quelli che sono le catene alimentari. Il Baygon, tanto per non fare nomi facciamo anche il cognome, il Baygon per esempio è sicuramente una molecola che è leucemogena, come adesso vedremo, è anche neurotossica. Quindi capite che ce l'abbiamo nelle case la polverina, le mamme nessuno gli dice guardate è meglio avere le formiche che avere il Baygon, no? Questo è l'aumento dell'Alzheimer e anche qui dicevo non ho il tempo di andare a fondo nelle cose, forse c'ho qualche slide ma non sono neanche sicuro di averla tenuta. Guardate che l'Alzheimer è patologia che nelle autopsie di 50 anni fa praticamente era rarissimo prima di tutto, poi non aveva questo tipo di andamento, non concerneva mai persone di età relativamente giovani. In pratica l'Alzheimer geneticamente in qualche modo condizionato c'è, ma è il 4% di quello che attualmente sta dilagando. Per dire che il 96% probabilmente è legato anche qui a particolato ultrafine, metalli pesanti, pesticidi. Quindi capite che ancora una volta si tratta di una patologia ambientale ed epigenetica, molto più che genetica. Così vale per il diabete prima, per le allergie, per la celiachia. Sapete che c'è tutta la polemica, ma è celiachia vera o è gluten sensitivity o che cos'è? Beh, sta aumentando comunque, probabilmente non è tanto il glutine, non è tanto l'allergene, chiamiamolo così, forse è meglio chiamarlo antigene, quanto il fatto, e non è tanto ovviamente più una malattia immunogenetica. Quando noi studiavamo la celiachia 30 anni fa ci dicevano, beh andate a vedere sul cromosoma 6, braccio corto, MHC, DQ2, DQ8, quella è celiachia, sì col cavolo, DQ2 e DQ8 ormai c'entra una piccola parte dei casi, ma patologie di tipo celiaco stanno dilagando non tanto nei bambini piccoli ma a 20 anni, a 30 anni, a 40 anni eccetera. Di fatto, anche se c'è chi lo critica, se poi si toglie il glutine di fatto clinicamente si migliora. Quindi ecosistema microbico dell'intestino alterato, diciamo leaking delle proteine perché c'è uno stato di flogosi dell'intestino, come c'è uno stato di flogosi generale, su questo si dovrebbe anche su questo discutere parecchio. Insomma, in poche parole, cosa sta succedendo? Ultimi dati, cancro. Una persona su due nel 2026 in Inghilterra farà il cancro. Se si tolgono i tumori della pelle, ovviamente. In Italia ci siamo già, questi sono i dati dell'AIRTUM, una persona su due fa un cancro in Italia. Un pochino meno le donne, perché sono meno esposte in generale. Ma vi dicevo, il dato che più preoccupa è l'aumento dei tumori infantili, ovviamente la linea che vedete su dal 75 al 2008 va vista come un continuum possibilmente. In Italia tra l'altro l'aumento è maggiore che non in Francia, in Germania o che negli Stati Uniti, e soprattutto, e questo è l'Lancet 2004, sono stati i primi dati, c'era ancora Renzo,
E quando sono arrivati questi dati hanno dato assolutamente ragione, non solo a lui, ma insomma a quello che su cui stavamo lavorando. Io finirò con questi dati finali. Perché? Perché per la prima volta viene fuori esattamente il dato significativo che è l'aumento massimo, come vedete, nel primo anno di età. Quindi esposizione trasplacentare e possibilmente transgenerazionale, cioè gametica. Il che cambia notevolmente il discorso, perché è chiaro che non si accumulano le mutazioni in quei vuol dire che le mutazioni non sono la causa del cancro, lo dico in maniera molto semplicistica, poi vi propongo l'ipotesi su cui stiamo lavorando. È probabile, sempre più probabile, che il cancro sia una malattia disontogenetica come tante altre, in cui si vanno accumulando in un secondo momento le mutazioni perché c'è un'instabilità genomica predefinita, precondizionata dal bombardamento continuo che i genomi ricevono. Vedete che è diverso, perché le mutazioni non sono più la causa, e addirittura quindi l'idea che la terapia vada fatta bloccando la pathway finale è una terapia ovviamente spesso violenta, oltretutto che sia la radioterapia che la chemioterapia sono bombardare ancora una volta, significa dopo il bombardamento di 30 anni bombardiamo la seconda volta. Ovvio che in alcuni casi uno può dire sì, ma io la prolungo la vita di una persona, quindi lo devo fare. Sì, però non è questa la soluzione definitiva, tantomeno non è questo il modo in cui dobbiamo considerare il cancro. Allora a questo punto vediamola questa epigenetica. Per cenni proprio veramente molto generali, questo è il cromosoma, come si vede, come l'abbiamo visto tante volte al microscopio elettronico. Il punto interessante è quello dove la cromatina si apre per essere letta, trascritta e corretta eventualmente, eccetera. Come fa la cellula a individuare in 2 metri, questo sì che Shapiro, che è un grande genetista, diceva natural genetic engineering, cioè la cellula, altro che senatrice Cattaneo, la cellula è in grado di fare da milioni di anni, da 4 miliardi di anni, natural genetic engineering, nel senso che 2 metri di DNA dentro un nucleo di pochi micron è un'ingegneria genetica perfetta, tanto più che la cellula individua, o forse addirittura il tessuto, o forse addirittura l'organismo, quale pezzo di DNA deve essere letto in quel momento, trascritto, perché serve alla cellula, all'organismo. Capite che è un discorso pazzesco, cioè significa non è il DNA che comanda. Quello che comanda è l'informazione che viene data al genoma, il genoma ubbidisce. Allora il DNA è solo dizionario, e questo è il punto. Il primo a capirlo fu, il primo a dirlo in maniera chiara, tra l'altro su Nature Biotechnology, quindi sul giornale di punta della biologia riduzionista, fu un grande biologo molecolare, ecco perché sono d'accordo sul fatto che la scienza va messa sempre in primo piano, perché esiste l'indipendenza della scienza. Perfino su Nature Biotechnology, se qualcuno dice cose importanti, riesce a pubblicare. Ecco Richard Stroman che dice, guardate che abbiamo sbagliato, non è vero che funziona così, la natura non è mai lineare, non è DNA, RNA, proteine, non c'è dentro un programma lineare che determina il nostro fenotipo, è molto più complesso, dice Stroman, è qualcosa di simile. Guarda, leggete la frase in alto, genes, in fact, genes need to be taught to switch off and on, i geni hanno bisogno che arrivi l'informazione e dica quale gene si deve aprire, e ogni volta che si apre e chiude un gene, che si esprime e chiude, ecco perché... altro che OGM, un genoma di questo tipo, 26.000 geni sono nell'uomo, veramente ormai siamo arrivati a 19.600, perché più lo si studia e più si capisce che le sequenze codificanti sono la parte minima del nostro genoma, ne abbiamo poco più che la Drosophila melanogaster, per intenderci, quella di Morgan, l'insettino, il moschino della frutta, noi abbiamo poco più geni della Drosophila, quindi tutto il resto, quello che gli americani hanno chiamato junk, spazzatura, è la parte più importante del genoma. Quindi capite ancora una volta come dobbiamo rivedere tutto, e soprattutto il software è ancora più importante, il software è estremamente complesso, perché per dire, ecco qui la definizione, intrinsic information, l'informazione contenuta nel genoma, è solo una piccola parte del gioco, environmental signal sono tanto importanti. Quindi abbiamo due fronti di informazione, quella che viene dall'esterno, che arriva su una marea di proteine che servono a dire cosa bisogna fare, sono enzimi, RNA minori, la gran parte del genoma codifica non proteine, ma produce RNA minori, che sono dei veri e propri piccoli ingegneri del genoma, ovviamente non entriamo nei dettagli, va a marcare le code degli istoni, anche qui, se voi leggete sui... insomma, in generale su un trattato di genetica, leggete che l'istone sono degli ottameri, sono delle proteine complesse che sono conservate nell'evoluzione, appunto tale che lo scarafaggio e l'uomo hanno lo stesso istone, sì è vero, però le code istoniche, cioè la parte che esce dal genoma letteralmente, viene continuamente marcata in maniera diversa a seconda che arrivi per esempio
l'ormone, come arriva, dovrebbe arrivare da milioni di anni sulle cellule e dire quello che devono fare, o l'interferente endocrino. Perché l'interferente endocrino va lì e anziché, per esempio, la lisina in posizione 9 o 27 del listone terzo non viene più acetilata, viene metilata, viene bloccata. Questo giorno per giorno nella nostra vita. Questo è epigenetica molecolare. Allora, cosa significa? Studiamo ancora gli interferenti endocrini dicendo che sono sostanze che ingannano il nostro sistema ormonale? Sì, è vero, ma è la piccola parte dell'azione dell'interferente endocrino. L'interferente endocrino è una molecola mimetica che agisce sul genoma di tutte le cellule e le spinge a lavorare in maniera diversa, ma soprattutto a programmarsi in maniera diversa. Perché tutto questo è tanto più vero, e soprattutto è tanto più vero nella misura in cui, se noi studiamo un singolo interferente endocrino, sbagliamo totalmente il target, perché non c'è mai una molecola che agisce sul sistema, ma sono 100.000 molecole che agiscono sul sistema, perché quando io esco per strada arrivano i metalli pesanti. Nel frattempo ho mangiato la brioche, dentro la brioche c'era l'olio di palma, che è pieno di roba che non dovrebbe esserci, e mezz'ora prima ho preso un farmaco che magari fa bene, no? Questo è quello che sta succedendo. Allora capite com'è difficile fare prevenzione primaria e profilassi delle patologie che stanno aumentando se non cominciamo a farlo nella prima fase della vita, se non diventa un discorso sistematico di andare a ridurre l'esposizione. Non basta togliere il bisfenolo A, anche perché appena tu togli il bisfenolo A, cosa fa? Big Pharma. Fai il bisfenolo B. E tu sei costretto di... Non è una barzelletta, lo stanno facendo. Siamo riusciti dopo 20 anni a dimostrare che il bisfenolo A è una molecola cancerogena, che dà un sacco di cose, di effetti collaterali, hanno fatto il bisfenolo S e l'hanno inserito. Dopodiché adesso bisogna ricominciare a fare gli studi per dire che è altrettanto pericoloso. Allora, le leggi, come sono fatte, le regole, eccetera, tutte ovviamente a favore del padrone del gioco. Allora, la tossicologia, anche questa, se l'epidemiologia deve lavorare sulle generazioni future, ed non è facile ridisegnare tutto su questa base, guardate che la tossicologia ha lo stesso problema. Si continua a ragionare come Paracelso, la dose fa il veleno. Non è vero. Le piccole dosi quotidiane sono più pericolose della grande dose spesso, perché la grande dose distrugge 2 cellule, 5 cellule, 100 cellule, vengono eliminate, selezione. Questa sì darwiniana, ma in tutto questo c'è poco di darwiniano, c'è molto di lamarchiano, ma non so se riusciamo a dirlo oggi questo. Comunque c'è molto di ambiente che induce e promuove le trasformazioni. Allora, la vecchia storia che il veleno è legato alla dose non va più bene. Le piccole quantità di metalli pesanti che sono nell'aria che respiriamo agiscono modulando l'epigenoma di milioni di cellule in maniera pericolosa, solo che gli effetti si vedono dopo 10 anni, 20 anni, 30 anni. Questo è il problema. Allora, la tossicologia non può più funzionare come una volta, soprattutto perché il vero bersaglio di tutto questo è il feto. Tutto questo arriva sul feto, e le due slide più importanti di questa introduzione all'epigenetica, chiamiamola così, sono queste due. La prima è questa: noi siamo ovviamente quel clone cellulare complesso formato da trilioni di cellule diverse, ognuna ha grosso modo lo stesso DNA, ma sono neuroni, epatociti, linfociti, eccetera. Che cosa è cambiato? È cambiato che in 9 mesi, dopo un po' meno, ma noi in 9 mesi, abbiamo definito epigeneticamente il programma reale del nostro organismo. Quindi il DNA è solo potenzialità, c'è nello zigote, deriva dal padre e dalla madre, e lì rimane grosso modo lo stesso in tutte le cellule. Che cosa cambia per avere neuroni, linfociti, eccetera? Cambia il software, cambia l'epigenoma. Volete vedere la potenza dell'epigenoma? Guardate questa immagine che fa vedere la differenza tra un neurone e un linfocita. È totalmente diverso sul piano morfofunzionale. Perché? Perché è cambiato l'epigenoma. Perché è cambiato l'epigenoma? Perché ha cambiato memoria. Perché il DNA rimane identico, solo che il linfocita passa attraverso il midollo, facciamo il linfocita B che è il più semplice, passa attraverso il midollo, riceve una serie di informazioni nel midollo, che cosa fa? Epigeneticamente spegne, metila la gran parte del genoma che non gli servirà più, e per tutta la sua vita e per tutti i linfociti che derivano da quei linfociti, questo significa un clone monoclonale, no? I linfociti funzionano grosso modo così, avrà solo 3 sequenze attivate, che sono sul cromosoma 2, 14 e 22, le ricombinerà sempre per fare l'immunoglobulina utile, punto e basta, quello è un linfocita. E noi abbiamo milioni, miliardi di linfociti che sono programmati per fare solo un anticorpo, perché sono epigeneticamente silenziati al loro 99% di genoma. Il neurone è totalmente diverso, ha lo stesso identico DNA, ma il DNA viene informato continuamente perché si trova sulla corteccia, quindi in un punto in cui riceve continua informazione, si formano
In questo modo, per ogni neurone, dalle 2500 alle 10.000 sinapsi. Allora, voi sapete quanti neuroni ha nella corteccia un neonato? Cioè, il neonato nasce con 30 miliardi di neuroni e ognuno di questi è collegato da 2500 a 10.000 sinapsi che si sono formati nei tre mesi finali dell'ontogenesi fetale. Capite di cosa stiamo parlando? Nei due anni successivi, per questo dico è importante quel periodo, le sinapsi diventano 15.000 per ogni neurone, 30 miliardi di neuroni per 15.000 sinapsi per ogni neurone, questa è la corteccia. E questa è questa cellula incredibile. Con lo stesso DNA, vedete però la differenza che c'è tra il DNA e l'epigenoma, per cui basta con la senatrice o chiunque altro che continua a dire noi dobbiamo puntare tutto sul DNA. Il DNA serve fino a un certo punto, è importante perché altrimenti le informazioni che diamo alle cellule non potrebbero modulare tutto questo, ma l'epigenoma è quello che cambia il fenotipo. Diciamolo con una definizione, non c'è cambiamento del nostro fenotipo fisiologico o patologico che non sia indotto dall'ambiente, modulato dall'epigenoma e condizionato dal DNA. Capite? Condizionato dal DNA. Il DNA può dare delle predisposizioni, può dare delle potenzialità, ma la gran parte del gioco non è fatto dal DNA direttamente. Allora, questi quattro scimmioni sono uguali sul piano di DNA. E questo lo dice il St. James Institute. Questo non mi sarei mai permessa rispetto di tutti e quattro gli scimmioni di metterli insieme. Però hanno grosso modo delle differenze che sono legate al software, ecco, diciamo così, la cravatta per esempio. Allora, questo è l'esempio più classico sul piano della grande epidemiologia per dimostrare la potenza dell'epigenoma rispetto al genoma. Guardate, sono due studi da mettere in parallelo. La grande fame olandese del 44, la riassumo molto rapidamente. I nazisti bloccano l'accesso al cibo, le donne che sono incinta perdono ovviamente in buona parte il bambino che sta per nascere. Una piccola parte di questi bambini nascono enormemente sottopeso, ovviamente, un chilo e mezzo, a 30-40 anni fanno quasi tutti obesità, diabete secondo, ipertensione e schizofrenia e nessuno capisce perché per anni, perché dico vabbè sì, sofferenza prenatale, d'accordo, ma perché vanno a fare queste quattro patologie? Studio epidemiologico, sempre grande studio, Leningrado, Stalingrado, situazione identica, 30-40 anni non fanno obesità, diabete secondo, ipertensione e schizofrenia, come mai? Il DNA è uguale ovviamente, a Leningrado è in Olanda, è uguale. Perché il comunismo è servito. No, ma anche ovviamente per tanti altri motivi può, ma anche per questo. Perché questi feti erano stati programmati per una situazione carenziale. Software, epigenoma, ben programmato, continuano a fare la fame, 5 anni, 10 anni, sono programmati bene. In Olanda finisce la guerra, arrivano gli americani, grandi interventi di aiuto, sti bambini stramangiano, a un anno, due anni si programma tutto, capite? Questa è pure epigenetica, non è genetica, perché il genoma non viene toccato, però fanno tutte le malattie che adesso capiamo che sono epigenetiche. Se vogliamo altre prove, abbiamo le prove epidemiologiche, tossicologiche, su bisfenolo A, su altri interferenti endocrini. Se abbiamo questo rischio qui, non è selettivo. Questo è un rischio istruttivo, adesso qui sarebbe lunga, parla lunga. Non è solo la selezione delle specie avviene nei milioni di anni. Quello che sta succedendo è che l'ambiente è cambiato in maniera così rapida, sta interferendo sulla programmazione del genoma e sta cambiando il fenotipo di un'intera specie. Quindi è una cosa clamorosa, noi abbiamo due programmi genetici, uno è il frutto della filogenesi, miliardi di anni, si chiama DNA, fa sì che quei quattro scimpanzé sono quasi uguali, ragionano in maniera molto simile, eccetera. E poi c'è un'altra parte che possiamo chiamare invece software, epigenoma, che è il prodotto dell'ontogenesi, quello sì è individuale, fa le differenze, ma anche in senso patologico la gran parte delle malattie sono epigeneticamente modulate o quantomeno condizionate. Se ho qualche minuto in più, se mi date qualche minuto in più, perché quello che ho perso all'inizio per fare l'introduzione forse lo recupererei. 10 minuti me li date? Allora, grazie. Perché il converso. No, infatti non mi piace. Sì, ma infatti non mi piace prendere più tempo, ma è perché ho perso tempo all'inizio. E poi perché comunque è un argomento che necessita un minimo, ci sono un po' una serie di dati che sono abbastanza nuovi. Tra i i perturbatori, chiamiamolo così, del programma genetico, ce ne sono tantissimi, sicuramente gli interferenti endocrini, i metalli pesanti e il partivato ultrafine hanno un ruolo maggiore.
si accumulano, come voi sapete, nelle catene alimentari. Per questo dicevo, è inutile continuare a studiare l'inceneritore e gli effetti sulla salute immediata, dobbiamo andare a vedere quello che dà l'inceneritore dopo 20 anni, 30 anni, 40 anni, che significa che non dobbiamo più fare sta robaccia. Cioè, l'inceneritore significa che tu per una o due generazioni vai a sacrificare migliaia di persone, perché gli effetti non li vede l'epidemiologo, non li può vedere anche il più bravo che lo disegna meglio, studi come monitor, con i difetti che aveva o non aveva, però alla fine ti vedono un piccolo dato importante e normalmente sottovalutato. E cioè che per esempio in quel caso ci sono stati molti aborti, ci sono molte nascite premature, eccetera. Perché? Perché lì era il primo effetto, doveva dire che Benedetto lo aveva sottolineato, però poi si è andati oltre. Allora, continuo a dire, si accumulano nei tessuti della madre. Se voi andate a vedere il cordone ombelicale di 99,9% di donne del mondo, sono pieni di sta roba, pieni. Voi trovate una marea di molecole che sono epigenotossiche in tutti i cordoni ombelicali delle mamme, passano soprattutto, più che nel latte, nella placenta, diossine e furani si trovano in placenta molto più che nel latte e nei tessuti, policlorobifenili e altre schifezze si trovano molto più là, gli ultrafine particles, e la cosa sempre più evidente è che tutto questo, ecco, i due esempi che ho portato, rapidamente vi dico quello che succede nella sinaptogenesi, no? questi neuroni che raggiungono dalle zone di neurogenesi la corteccia, che vengono disturbati nella loro migrazione, da particolato ultrafine e campi elettromagnetici. Guardate che campi elettromagnetici, anche qui non posso fermarmi su questa tematica, ma altro che non hanno l'energia sufficiente a disturbare il DNA, solita storia del vecchio modello, senatrice Cattaneo, ne parliamo prima o poi, sì, perché insomma, ma non ha senso dire, beh, siccome i campi elettromagnetici non sono in grado di dare mutazioni perché non fanno saltare gli elettroni, allora non sono pericolosi. Stiamo scherzando? Se noi andiamo a esporre qualsiasi tessuto a campi elettromagnetici, nelle cellule normali noi troviamo le proteine dello stress dopo 5 minuti di esposizione. Se noi andiamo a vedere le cellule staminali, il genoma delle cellule staminali viene veramente profondamente alterato da campi elettromagnetici. E questo avviene, per esempio, ma su Nature, su Scientific Report di Nature, un articolo del 2012 dimostrava come esponendo a campi elettromagnetici frequenze dei cellulari, le topine in gravidanza cambiavano le sinapsi glutammatergiche, che sono quelle eccitatorie, per fare degli esempi molto banali. Quindi, dicevo prima, questo nei primi 2 anni della vita, queste sui neuroni ve le ho già dette, guardate, studi come questi, Environmental Health Perspective, grandi studi di coorte che dimostrano, questo è JAMA, come c'è un raddoppio di casi di autismo nelle zone più inquinate delle grandi, delle megalopoli, chiamate così, doppio, raddoppio, in una situazione in cui c'è quell'aumento che avete visto, cioè in cui si è passati da un bambino su 1500 a un bambino su 70, andate nel centro di Los Angeles e trovate il raddoppio dei casi di autismo nelle zone più inquinate, con riduzione della sostanza bianca e con questo effetto paradossale. Questo è stato lo studio che ha fatto gridare allo scandalo, poi è stato dimenticato come sempre. 2002 vanno un gruppo di epidemiologi a Città del Messico e si rendono conto che tutti i cani in Città del Messico hanno l'Alzheimer e hanno il particolato ultrafine e metalli pesanti nel lobo frontale e nell'ippocampo, guarda caso, e ovviamente la beta amiloide che precipita in quelle aree. Dopodiché, ma bene, i cani, ma perché siete andati a vedere i cani sono super esposti. Studio di 5 anni dopo, gli adolescenti sani, quindi ovviamente morti per morte accidentale, quindi ragazzi sanissimi che hanno già la beta amiloide esattamente nelle stesse aree. Quindi ancora una volta abbiamo la pistola fumante, come diceva Renzo Tomatis, non è più da dire non c'è il collegamento c'è, l'Alzheimer non è una malattia dell'anziano, si manifesta nell'anziano, ma comincia probabilmente a 2 anni. Allora, ecco, questo come sapete è il più famoso spermatozoo della storia del cinema, ha un suo ruolo, perché noi continuiamo a guardare l'esposizione in gravidanza e ci dimentichiamo che lo sperma, lo sappiamo da almeno 4-5 anni, è pieno di RNA minori che portano informazioni che sono fondamentali, non è solo DNA, e che la gran parte delle copy number variation che noi troviamo nell'autismo, che sono l'unica causa genetica che finora sta venendo fuori, si trovano nel bambino, non nei genitori, si chiamano de novo, infatti, e nello sperma del padre. Capite come l'esposizione, ancora una volta, dovrebbe essere ridotta anche nell'adolescente. Ecco, poi per finire, cancer risk, è possibile che sia causato in qualche modo nelle prime fasi della vita perfino il cancro? Beh, questa era, come adesso vi faccio vedere, l'ipotesi in cui abbiamo cominciato a lavorare una dozzina d'anni fa con Renzo Tomatis, poi come sapete Renzo ci ha lasciato. Allora, la teoria dominante, ancora oggi il modello dominante di cancerogenesi è Somatic Mutation Theory. Le mutazioni sono
casuali, sono stocastiche, se andate a vedere su tutti i siti, dal sito del National Cancer Institute a quelli dell'Istituto Superiore di Sanità, questa teoria la tirano fuori sempre. Vedete, questo è il National Cancer Institute. Random gene changes. Sono casuali. Questo è il più famoso, il più citato articolo della storia della cancerogenesi. Weinberg e Hanna, Weinberg sostiene che il cancro è legato ad alcune mutazioni quando per sfiga. Questo c'è da dire, è solo sfiga il cancro. No, ma l'hanno detto loro, adesso mi faccio vedere che lo dicono loro. Va a colpire una serie di geni che sono gli oncogeni e gli oncosoppressori, allora capite, in 2 metri di DNA la sfiga che va a colpire proprio lì. Allora, che cosa succede? Secondo questa teoria, che quella continua a dire dominante, quando per sfortuna viene colpita una serie di questi geni, 5, 6, si accumulano queste mutazioni, beh, allora le cellule, si forma un clone di cellule impazzite che proliferano, che non ascoltano più i segnali di stop, che fanno angiogenesi paradossale, che si crea un piccolo, una specie di organismo paradossale, il cancro sarebbe questo, eccetera, eccetera. Al punto tale che questi stessi signori, questi Fogelstein, ci dicono che c'è un'epidemia di sfiga nel mondo. Questo non lo sapevamo. Questo esce in gennaio del 2015, quindi qualche mese fa. Bad luck! Cancer è bad luck. Allora ce lo dicono non per rassicurarci, però per dire purtroppo sarà Saturno, sarà Nettuno, questa è scienza. Cioè, questo, allora, qual è la differenza? Che loro pubblicano, arriva su milioni di copie di giornali di tutto il mondo, sui televisori. Vi ricordate, forse ve lo ricordate quando venne fuori questa notizia sul telegiornale, che questo l'hanno dato subito, eh? Beh, no. La IARC ovviamente fa quello che può, dice guardate non è solo sfiga. Allora, che cosa era in realtà, che cosa si doveva lavorare? Prima di tutto, questo bellissimo lavoro su Nature 2010 di un amico che si chiama Lazernik, il quale dice, guardate che i cosiddetti hallmarks del cancro, i marchi, i segni specifici del cancro, non sono 6 o 7, eccetera, è uno solo. Perché le stesse cose che noi vediamo nel cancro maligno, le vediamo nei tumori benigni, per esempio. I tumori benigni c'è una marea di mutazioni, che non danno niente di particolare alla fine. I tumori benigni danno angiogenesi, perché sennò il tumore non può sopravvivere. Non sono hallmarks del cancro. L'unico hallmark del cancro è la capacità del cancro di far migrare le sue cellule e di dare metastasi. Il cancro non ti ammazza senza metastasi, quindi è uno solo l'onda del cancro. Io non vi voglio dare la soluzione, ve la do alla fine. Non è legata a mutazioni. Allora, probabilmente il cancro non è questo, non è quello che ci dicono, tanto più che se noi andiamo a vedere una linea cellulare di cancro, ne troviamo 26.000 di mutazioni, cioè in media 20.000, 25.000. Chiaro che si accumulano perché quel genoma è diventato instabile per altri motivi. È sempre più evidente, ecco qui Renzo, noi abbiamo cominciato a lavorare insieme all'inizio di questo secolo, già Renzo aveva, come sapete, è stato detto che era direttore del Dipartimento di Cancerogenesi Ambientale della IARC, ma lui è stato anche via via, insomma, dissuaso dal lavorare su queste cose, appunto tale che poi lo hanno prepensionato, come penso molti di voi sanno bene. Ecco, guardate questo articolo, 1979, Renzo Tomatis, National Cancer Institute Monography. Guardate cosa scrive. Scrive: prenatal exposure to chemical carcinogens and its effect on subsequent generations. Cioè, lui aveva detto, la bellezza di 36 anni fa, che il cancro del bambino probabilmente è legato all'esposizione delle generazioni precedenti. E perché lo aveva detto? Perché c'era stato un caso drammatico, che voi sapete, probabilmente conoscete, quello di etil silvestrolo, per cui le bambine a 12 anni facevano adenocarcinomi vaginali, tumore rarissimo, per l'esposizione delle madri e delle nonne. No, delle madri allora, poi adesso sta venendo fuori perfino delle nonne. Aveva quindi esposto i topini, aveva visto la stessa cosa, quindi che siamo nel 92, lo aveva pubblicato, ora sappiamo che questo tipo di perturbatori endocrini, per questo dicevo altro che perturbatori endocrini, sono in realtà dei pseudomorfogeni, perché vanno a interagire con i geni WNT e HOX e altri, che sono praticamente i geni che controllano lo sviluppo fetale, quindi capite che cosa succede. Sono tessuti che vengono sprogrammati fin dall'inizio, al punto tale che ormai sappiamo che la buona parte delle modifiche precancerogene dei tumori del bambino avvengono in utero. E avvengono in utero, per questo c'è un aumento di 8 volte dei casi attesi delle leucemie non common. Ecco qual è la differenza. Allora, guardiamo rapidamente questo studio di Greaves che ci dice che un bambino su 100 oggi nasce con una traslocazione preleucemica. Uno su 100. Ma uno su 12.000 fa una leucemia. Allora, come viene interpretato normalmente questo dato? Si dice, beh, vuol dire che le traslocazioni, aberrazioni cromosomiche ovviamente, sfiga, non sono sufficienti a dare il cancro.
Questo viene normalmente detto, che in parte è vero, ma non è tutto, la verità è un po' più complessa. Probabilmente, ecco qual è il contributo finale di Renzo, che è quello su cui avevamo cominciato a lavorare insieme. Guardate nel primo anno, la gran parte dei tumori che stanno aumentando nel primo anno non hanno le traslocazioni della common, ma hanno traslocazioni totalmente diverse. Cioè non c'è la classica traslocazione ITO, ma c'è una traslocazione che riguarda un gene. Questo è l'articolo in cui Renzo aveva cominciato a segnalare questa cosa, 2006, Accademia di New York. C'è un gene che si chiama